Siano lodati Gesù e Maria. Questa splendida liturgia, questa santa messa di risurrezione del giorno di Pasqua, prevede la recita obbligatoria della sequenza che abbiamo letto prima del Vangelo, che nell'ottava è facoltativa, ma io la leggerò quotidianamente, e che culmina nella grande, ecco, affermazione di fede granitica: sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. San Paolo scrive nelle sue lettere che se Cristo non è risorto, guardate quante cose che succedono, è vana la nostra fede. Ecco, vana significa completamente inutile. Uno, voi siete ancora nei vostri peccati, perché se Cristo non è risorto, i nostri peccati non sono perdonati. E quindi siamo tutti spacciati. Vana la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati, e terza cosa, noi tutti cristiani siamo da compiangere più di tutti gli uomini, perché siamo proprio i più mentecatti che esistono sul pianeta Terra, perché hanno fondato la loro vita e la loro speranza sul nulla, e manco si godono quei quattro effimeri piaceri della Terra, perché la fede cattolica, come sappiamo, ci dà diverse restrizioni in merito. E se dopo non c'è niente, perché Cristo non è risorto, non si sono goduti né quello che ci sta qui, né quello che non ci starebbe se Cristo non fosse risorto, neanche di là. Quindi, questa è una fede granitica, ecco. È una fede granitica che appunto si fonda, attenzione, anche il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, unitamente a quello della Veglia Pasquale, ci riporta a come il Signore ha manifestato il fatto della sua risurrezione. Lui non è subito apparso né agli apostoli, né a Maria di Magdala, né alle donne. Ha mostrato il sepolcro vuoto. L'apparizione di Gesù è venuta in un secondo momento. Nessuno ha visto il fatto della risurrezione, nessuno, neanche la Madonna l'ha vista la risurrezione, solo che a differenza che gli altri, la Madonna, Gesù gli è apparso subito. Perché gli è apparso subito, senza farle vedere il sepolcro vuoto? Perché la Madonna la fede nella risurrezione ce l'ha sempre avuta e non l'ha mai persa. Agli altri prima gli ha fatto vedere il sepolcro vuoto, perché? Per fargli esercitare un atto di fede. Come mai il sepolcro è vuoto? Perché ci possono essere tante motivazioni. Quella che misero in giro i giudei, per esempio, no? Qualcuno è venuto, ha rotolato la pietra e si è rubato il sepolcro, il cadavere. Oppure, ma chi lo sa quale cosa strana è successa? Oppure, come aveva predetto, è veramente risorto, perché l'aveva detto. San Giovanni vide e credette. Poi San Pietro, il Vangelo dice di no, San Giovanni vide e credette. Perché? Perché San Giovanni era innamorato. San Giovanni era innamorato e con l'occhio dell'innamorato era capace di cogliere alcuni particolari. Dalla posizione dei teli, da quello che si fa capire nei Vangeli, capisce che era risorto. Perché presumibilmente, come tra l'altro appare anche dagli studi sindonici, ieri c'è stata l'esposizione straordinaria della Sindone, lui presumibilmente ha visto la Sacra Sindone, quindi il telo, semplicemente disteso sulla pietra sepolcrale, quindi che non era stato, capite, tolto con un braccio da chi ci stava dentro o da qualcuno che aveva trafugato il corpo, capite? Quindi c'era stato semplicemente un attraversamento del telo, con tutti quanti i fiotti di luce e conseguenti, che sono l'ipotesi tra l'altro più accreditata circa l'impressione dell'immagine sindonica sul telo, no? Quindi un fiotto di luce, di energia sprigionantesi dal corpo glorificato di Gesù, che non ha bisogno di togliere un ostacolo per attraversarlo, ma passa attraverso il telo così come passa attraverso la tomba vuota. Questa è la grande notizia di oggi.
Allora, percorriamo un pochino le altre letture. San Pietro nella prima lettura ci ricorda due cose importanti. Primo, che Gesù è venuto sulla terra a beneficare e risanare quelli che stavano sotto il potere del diavolo. San Giovanni Paolo II, quando, perché sono una trentina d'anni che, e anche recentemente sono sentite altre sciocchezze in merito, che qualcuno continua a ripetere che il diavolo non esiste, e il caro Baudelaire diceva che chi dice che il diavolo non esiste sta facendo il più grosso regalo al diavolo che si possa fare e sta abboccando la sua primaria tentazione, che è far credere che non esiste. Perché se un nemico così pericoloso non esiste, io non prenderò nessuna contromisura per combatterlo. Vuol dire che sarò completamente asservito alle sue maledette mani senza rendermene conto, e quindi sto, come dire, viaggiando su un treno ad alta velocità che porta dritto all'inferno senza un macchinista e senza la possibilità di avere nessun tipo di freno. Ecco, quindi San Giovanni Paolo II, a chi diceva che il diavolo non esiste, dice: guarda che ti devi leggere il Vangelo. Leggi bene il Vangelo del Nuovo Testamento, perché Gesù Cristo è venuto sulla terra per distruggere le opere del diavolo. Se il diavolo non esiste, Gesù Cristo è venuto a perdere tempo sul pianeta Terra. Gesù Cristo non è venuto sulla terra per risolvere il problema della povertà, perché i poveri ci sono ancora. Non è venuto sulla terra per togliere le guerre e tante altre cose, perché purtroppo ci sono ancora. Non è venuto sulla terra per togliere immediatamente tutte le calamità e tutte le malattie, perché, come sappiamo bene, benissimo, quest'anno ci sono ancora. Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo, per beneficare e risanare quelli che stavano sotto il suo potere. Questo è il cuore della missione di Gesù e questo è ciò che la Chiesa insegna e annuncia. E questo deve essere sempre ben chiaro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ci ha ordinato di annunciare al popolo, dice sempre San Pietro, e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Ci troveremo tutti quanti dinanzi al Signore per rendere conto di quella che è stata la nostra esistenza a Lui, sia chi ci crede, sia chi non ci crede, sia chi l'ha riconosciuto come Dio, sia chi l'ha respinto. Non è questo un fatto che dipende dalla fede, questo è un fatto oggettivo. Chi ci crede fa bene, d'accordo, perché così si prepara all'incontro con il giudice, e tra l'altro chi ci crede riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome, scrive sempre San Pietro. Peccato è un altro concetto, insieme al diavolo, che è stato pressoché estromesso dal mondo contemporaneo, anche da certi ambienti ecclesiali, che il peccato o lo negano, niente è peccato, o lo minimizzano. Sì, forse qualcosa è peccato, ma tanto Dio è buono, i peccati li perdona, che ci fa? Questa mentalità, questo modo di essere e di pensare, stride con 2000 anni di vita della Chiesa, non con una settimana. Se uno legge le definizioni dogmatiche, magisteriali, gli interventi di vescovi, di papi, gli scritti e gli insegnamenti di santi e dottori, certamente non trova minimizzazioni del peccato né negazioni di esso, ma trova la verità, cioè la definizione del peccato come l'unico e vero male dell'uomo, e la fuga dal peccato come la cosa assolutamente principale, decisiva, definitiva che deve riguardare l'esistenza del credente. Non c'è nessun accordo tra discepolo di Gesù e peccato. E siccome oggi il senso del peccato l'abbiamo smarrito, fa parte della conversione e di una rinnovata fede divina e cattolica la riscoperta del senso del peccato e anche di quali sono i peccati, cosa che si fa attraverso la formazione della coscienza, attraverso un'opera catechetica.
Io ho cercato, specialmente negli anni passati, tutto quanto disponibile online, di lavorare molto sotto questo punto di vista e soprattutto sui 10 comandamenti, e che oggi sono puntualmente dall'uno al decimo tutti trasgrediti, con la più totale, spesso e volentieri, e tranquilla nonchalance, come se niente fosse, d'accordo? Come se fossero cose normali. Un'ultima considerazione sulla splendida seconda lettura, che a me piace sempre tanto. San Paolo dice: senti un po', tu sei risorto con Cristo? Hai fatto un'esperienza autentica della sua risurrezione? La tua vita è cambiata, sei rinato, si dice anche nel nostro parlare, quando uno veramente c'ha una svolta, dice: mamma mia, sei rinato. Ecco, se sei rinato, da che cosa si vede? A che pensi? Quando noi siamo innamorati, io lo sono stato, no? E se la nostra fidanzata, la nostra innamorata dice: non penso ad altro che a te dalla mattina alla sera, ti ho pensato tanto, noi capiamo che se mi pensa, mi ama. Se non mi pensa, non mi ama, perché noi pensiamo a ciò che ci sta a cuore. Gesù dice: là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Chi è il nostro tesoro? A chi penso? A che penso? Questo ognuno se lo deve chiedere nel cuore. Se sono innamorato di Gesù, io penso a Lui. E penso alle cose del cielo. Penso al paradiso. Penso alle cose celesti. Penso alle cose della fede. Evidentemente non è che uno è, come dire, esaurito, insomma, o eccessivamente, come dire, fissato, che sta vivendo una vita, capiamo il senso profondo, no? Ecco, ma il mio cuore sta lì, cioè la cosa più importante è Lui, il pensiero suo e l'amore verso di Lui è qualcosa che accompagna la mia giornata e non mi lascia. Non solo il pensiero, ma gli interessi. Quali sono le cose che realmente ci interessano? Cioè, le cose a cui pensiamo, a quelle che ci interessano, sono il motore della nostra esistenza, no? Quindi pensate alle cose di lassù, ma se siete risorti con Cristo, cercate anche le cose di lassù, approfondite, d'accordo, la conoscenza di tante bellissime cose che il Signore ci ha detto e insegnato nella rivelazione, negli scritti dei santi, in tante cose, e che ci consentono, ecco, di, per quanto possibile, anticipare qualcosa dello splendore che ci attende in paradiso già in questo mondo. Perché il cristiano, dice Gesù, è morto ed è risorto. Il cristiano è morto al mondo e alla vita mondana, quindi le cose che prima ci attraevano, che ci interessavano, non ce ne importano più niente, d'accordo? E ha una vita nascosta con Cristo in Dio. I suoi interessi sono diventati altri. Questa è proprio la, come dire, la grande esperienza della risurrezione. È Pasqua ed è festa ed è gioia anche oggi. Voi capite che in questo orizzonte, in questa prospettiva in cui cercavo di tratteggiare l'esperienza, ecco, della risurrezione che c'è a noi comunicata, quello che c'è fuori, quindi anche il contesto contingente, non certamente roseo e lieto in cui cade questa Pasqua, sì, certamente non ci lascia indifferenti, evidentemente, ma non ci impedisce di fare Pasqua, di vivere la Pasqua e di gridare gioiosi con tutta la Chiesa: il Signore è veramente risorto, alleluia. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Siano lodati Gesù e Maria.